La nostra presenza oggi non è solamente simbolica, è una presenza, diciamo, di partecipazione di un dolore, dato che il problema delle morti sui luoghi di lavoro e la sicurezza purtroppo è sempre meno efficiente, sempre meno controllata e sempre meno finanziata. Ad Arezzo è stato scelto l'archivio di Stato come luogo simbolo per la mobilitazione per chiedere una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, un'iniziativa promossa da CGIL, CISL e UIL. Qui infatti il 20 settembre 2018, a causa di una fuoriuscita di gas argon per un malfunzionamento dell'impianto antincendio, persero la vita due impiegati, Piero Bruni e Filippo Bagni, una tragedia che ancora oggi deve far riflettere, come ricorda il figlio di una delle due vittime. Credo che sia molto importante in qualsiasi luogo di lavoro la sicurezza, la formazione. Bisogna investire di più su queste cose, non bisogna mai aspettare che accadano tragedie come queste. Fermiamo le stragi sul lavoro è il nome scelto per la campagna nazionale. Gli incidenti si moltiplicano, non necessariamente di mortali, però questo non vuol dire che sulla sicurezza non si debba continuare ad investire, perché poi dopo alla fine, tra l'essere un incidente mortale e non lo essere, spesso è solamente un caso fortuito, quindi bisogna guardare quello che potenzialmente è pericoloso per i lavoratori. I sindacati tornano oggi così a chiedere che si arrivi subito alla definizione di un patto per la sicurezza e che si attivi una cabina di regia permanente. Quello che ci teniamo a sottolineare è che questi debbono essere argomenti che non possono essere tirati fuori solamente quando ci sono episodi di cronaca che vanno alla ribalta nazionale, ma l'impegno delle istituzioni e degli enti preposti ci deve essere sempre.